Buongiorno, oggi un bel trekking con il mio amico Alex. Siamo sull'altopiano del Voltigno e raggiungeremo il Monte Cappucciata. Salve a tutti, sono tornato da pochi giorni dal cammino di Santiago Primitivo e non vedevo l'ora di tornare a fare una bella escursione tra le mie montagne. A proposito, grazie ancora a tutte le persone che mi hanno sostenuto con i tanti fantastici commenti lungo tutto il cammino. Siamo partiti, che c'è della nebbia, penso che tra un po' svanirà, dai, speriamo. Oggi mi trovo all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sull'altopiano del Voltigno, una stupenda conca naturale circondata da creste e maestose faggete. L'altopiano è un'immensa prateria dove pascolano liberamente molti animali allo stato brado. Questa escursione prevede un giro ad anello in cui raggiungeremo la vetta del Monte Cappucciata. Buongiorno, stupendi, che cani sono? Pastori del Caucaso, favolosi. Grazie. Mettiamo a posto il segnale. Nonostante questo po' di nebbia, comunque c'è un percorso molto visibile. Si intravede a malapena davanti a noi la montagna. La nebbia, come previsto, si sta diradando, guardate. Allora, adesso siamo quasi arrivati a Fonte Ciprano, che vabbè, adesso c'è nebbia, quindi, però è qua vicino. Poi andiamo a scavallare, diciamo, questa piccola montagna per uscire dalla parte opposta e iniziare poi il sentiero che ci porterà direttamente sul Cappucciata. Quindi diciamo che qui la pendenza è bella importante, anche se breve. Qua i lupi hanno fatto un bel... Sì. Questa è la fonte di Aciprano, importante per il bestiame e anche un punto d'acqua, però adesso è abbastanza in secca. Continua questa ondata di caldo anomalo. Saranno circa 20 gradi. Inizia la salita in mezzo a questo bellissimo bosco. Il sentiero è molto evidente. Bellissimo.
attenti a prestare attenzione alla segnaletica. Ed ecco qui il sentiero. Ci siamo quasi, siamo usciti dal bosco. Sì. Eccoci qui, siamo riusciti lungo un bellissimo sentiero, bello pulito, largo. Adesso si aprono paesaggi veramente splendidi, belli. Sì, sì. Sul Rocco del Lascio. Ah, eccolo là. Molto lontano, non si vede bene, ma in fondo lì c'è il Rocco del Lascio. Al momento abbiamo fatto 300 metri di dislivello, 4 km, 4 km e 3. E questo è il grande faggio, veramente bello. Volevamo sederci 5 minuti sotto l'ombra di questo bellissimo faggio, su questo tavolino, in quest'area picnic, ma come vedete non esiste più. Qualche vandalo? Beh, penso proprio di sì. E non è la prima volta, io vengo spesso da queste parti e non è la prima volta che vengono qui a fare danno. Pausa caffè. Il mitico caffè di Alex. Grazie Alex. Prego, prego. Capulciata e lì su. Buongiorno, guardate che bei mezzi elettrici per godersi la montagna, veramente è la prima volta che li vedo da vicino. Immaginate qui due carrozze con dei cavalli, un piccolo ranch. E abbiamo fatto un colossal western. Panorama davvero straordinario. Vi ricordo che anche Alex ha un canale YouTube. Come si chiama il tuo canale? Sì, Alexander De Vincentis. Se vi va, fateci un giro sopra. Che tratta tutti gli argomenti di queste bellissime escursioni in montagna. Mi raccomando. Grazie. Ecco Alex che ci rimette nuovamente un buonissimo caffè. Seguire a destra, giusto? Sì. Stiamo tornando per una nuova via che non ha fatto neanche mai Alex. Sì, si chiama Valle d'Ombra e dovrebbe ricondurci al rifugio del Voltigno. Stiamo seguendo queste tracce di colore azzurro che sembrano indicarci la via.
Non stiamo seguendo la traccia ufficiale di Wikiloc, ma comunque, bene o male, sembra che in linea d'aria ci siamo. Noi siamo arrivati, il Voltigno, ragazzi, è qualcosa di eccezionale. Bello, sempre bello venire qui e sicuramente non sarà l'ultimo, infatti, perché comunque ha una rete sentieristica abbastanza articolata e tutta molto interessante. Quindi se vi capita veniteci perché è veramente bel posto. A presto, ragazzi!